Panico ieri al festival per le tensioni fra Italia e Francia. Data infatti la vicinanza di Sanremo con il confine, il teatro Ariston potrebbe essere facilmente attaccato dall'aeronautica francese come rappresaglia contro il nostro governo. Ecco perché ieri sera il festival è andato in diretta dal bunker antiaereo del teatro Ariston con Baglioni in mimetica. I cantanti hanno cantato senza l'accompagnamento dell'orchestra per non far rumore e tutto il festival si è tenuto a luci spente. Inoltre qui a Sanremo è iniziato il boicottaggio patriottico contro i nomi francesi. Non si dirà più festival, ma rassegna. Il casinò si chiamerà Casa Giochi, mentre Loredana Bertè si chiamerà Orietta Berti. Si teme adesso il ritorno all'Ariston di Cocciante, non più come ospite italiano, ma come invasore francese, al grido di Margherita adesso è mia, e anche la Gioconda, Nizza e la Savoia. Ed ora la nostra inchiesta. Oggi esamineremo tutte le teorie del complotto che ci sono dietro al Festival di Sanremo. A cominciare dalla celebre teoria, secondo la quale l'uomo non è mai stato a Sanremo. Avete mai provato infatti a comprare un biglietto per vedere dal vivo una serata del festival? Vi dicono sempre che sono tutti esauriti. Nessuno è mai stato realmente al teatro Ariston. C'era da confermare il nominativo entro il 31. Io ho mandato a prendere l'abbonamento il giorno dopo che hanno lanciato, ero ancora in regola. Mi hanno dopo una settimana confermato, signora Ferrari, lei zero. Quindi non le hanno dato il biglietto per assistere al festival? Lei ha mai assistito a una serata del festival da dentro il teatro Ariston? No. Ma lei conosce qualcuno che è stato dentro l'Ariston durante una serata del festival? No. Nessuno conosce qualcuno che ha visto il festival dal vivo, ci ha mai fatto caso? Siamo andati all'Ariston per cambiare il nominativo. No, signora, era entro il 31. Secondo i fautori di questa teoria, all'interno del teatro Ariston non si è mai tenuto nessun festival. Tutte le serate di tutte le edizioni del festival sarebbero state filmate dentro ad un set cinematografico. E il motivo è perché la città di Sanremo non esiste. Avete mai sentito parlare di Sanremo al di fuori di questa settimana in cui si tiene il festival? Possibile mai un omicidio, un incidente, un problema? Quindi Sanremo, lei mi conferma che esiste solo la settimana del festival, il resto dell'anno non esiste? Per me non esiste. Secondo altri invece Sanremo esiste, ma è piatta. A riprova, ci sarebbero edizioni del festival come quella di quest'anno, un piattume pazzesco. Lei è un Sanremo piattista? Sanremissimo. Quindi secondo lei Sanremo è piatta? Sanremissimo. Inoltre, secondo i Novax, 24 canzoni in gara sono troppe e fanno venire l'autismo. Mentre secondo gli occultisti, se ascolti una canzone di Sanremo all'incontrario, il brano migliora. Questa è la canzone de Il Volo ascoltata all'incontrario. Come sentite, è molto meglio dell'originale. Rispetto all'edizione di quest'anno, esiste una teoria secondo la quale Claudio Baglioni sarebbe morto nel 1971 per un incidente stradale e quello sul palco dell'Ariston sarebbe un suo sosia. Lei che se ne intende, sì. Claudio Baglioni, quello sul palco dell'Ariston, è davvero lui o è un sosia? No, quello è un sosia, Baglioni non è. Non è Baglioni, Baglioni è morto nel 71. Baglioni è morto nel 71. In un incidente di macchina, guidava lei. Secondo lei è vero che quello non è Claudio Baglioni ma è un sosia? No, è Claudio Baglioni. È sicura? Sì, ci ho parlato io. Lei conosce Baglioni? Ma certo. Lei è mitomane? Molto. Secondo altri, invece, i partecipanti al festival di quest'anno sono evidentemente sotto effetto di scie chimiche. Secondo altri ancora, la giuria demoscopica e quella di qualità sarebbero composte rispettivamente da rettiliani e gruppo Bilderberg. Quest'anno c'è qualcosa che non mi è tutto un... Le banche, cioè il signoraggio bancario. Ci siamo già capite, tutto un passaggio. È il signoraggio bancario. E voi, cari fan di bufale e fake news, siete in grado di sfatare alcune di queste teorie del complotto? Siete mai stati a Sanremo o conoscete qualcuno che c'è mai stato? Avete le prove, una foto, un video? Scriveteci nei commenti. E anche per oggi dal festival è tutto. Un saluto dal vostro Saverio Raimondo. Appuntamento alla prossima edizione di CCN Comedy Central News, speciale Sanremo. Volare, oh, oh. Cantare, oh, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù con te.